Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti e tutti. Siamo qui, un momento importante per i bambini e i ragazzi insomma, di Roma. Roma Capitale è responsabile del servizio di ristorazione scolastico, sono circa 144.000 i pasti giornalmente erogati. E qui quindi stiamo discutendo degli indirizzi per la gara dell'affidamento del servizio di ristorazione scolastica, che ricordo riguarda i nidi, le sezioni primavera e ponte, le scuole di infanzia comunali, statali, primarie e secondarie. Attualmente le modalità sono due, la gestione centralizzata che riguarda quindi in cui è competente Roma Capitale e poi i municipi e come sapete poi anche la gestione cosiddetta in autogestione che è a cura degli istituti scolastici che risultano quindi essere stazione appaltante per il servizio di ristorazione scolastica. Noi stiamo prevedendo che questo servizio sia affidato dal 1 settembre 2017 al 31 luglio 2020 e qui ecco, ci tenevamo a ribadire l'importanza che un po' ha per noi questo servizio, perché da una parte deve, come sapete, rafforzare proprio tutte le sinergie educative tra scuola, servizi educativi, famiglie. E dall'altra parte è un luogo anche principe per promuovere una corretta alimentazione. Quindi l'interpretazione che noi diamo di questo servizio non è chiaramente di mera soddisfazione di un bisogno nutrizionale, ma proprio c'è un ruolo importante proprio nell'educazione alimentare stessa. Insomma, quindi come sapete poi le attività sono anche sostenute da attività per l'educazione alimentare e di sensibilizzazione. Rispetto agli indirizzi, in estrema sintesi, la novità è l'inserimento anche dei nidi capitolini a gestione diretta. E confermiamo e ampliamo l'utilizzo di prodotti di origine biologica, proprio perché decliniamo insomma, molto nel dettaglio il tema della qualità. I prodotti DOP, IGP, ecosolidali biologici e a filiera corta. C'è anche un'attenzione all'intero ciclo di produzione, trasformazione e confezionamento delle derrate alimentari. E abbiamo previsto appunto che questo si svolga all'interno del territorio, ricompreso nell'arco di 300 km in linea d'aria dal Campidoglio. E soprattutto anche un'attenzione alle modalità attraverso le quali questo trasporto viene realizzato. Qui ricordo la necessità anche di essere coerenti appunto con l'attenzione all'ambiente, anche quando ci occupiamo appunto di questo tipo di servizi. Infatti abbiamo previsto alcune specifiche azioni per la tutela ambientale, in particolare in riferimento sia alla modalità di trasporto e consegna delle derrate, e la differenziazione e il contenimento dei rifiuti e degli scarti alimentari, quindi un'attenzione a quelle che abbiamo imparato grazie alla collega Montanari chiamare materiali post consumo, una riduzione appunto già a monte e poi un corretto smaltimento. E poi c'è il tema della donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale, quindi sono previsti dei protocolli con enti caritatevoli proprio per evitare gli sprechi. Tutto questo chiaramente informeremo le famiglie, i ragazzi, i bambini stessi di tutto questo, perché dentro insomma il loro passo quotidiano c'è un ragionamento di coerenza rispetto anche alla solidarietà sociale. E sottolineo in particolare che abbiamo iniziato con questa delibera ad inserire il tema della clausola sociale. Come sapete appunto possiamo farlo, abbiamo deciso di farlo e quindi di dare tutela massima, in ossequio chiaramente alla normativa di settore rispetto agli equilibri occupazionali, quindi questa è la richiesta presente quanto prevede questa direttiva. Poi abbiamo altresì previsto che entro il luglio 2020 il sistema gestionale in appalto centralizzato diventi l'unico metodo di gestione del servizio di ristorazione scolastica. Questo è molto importante da tanti punti di vista. In particolare abbiamo già avviato un'interlocuzione con l'Associazione Nazionale di Dirigenti Scolastici proprio per fare in modo che questo percorso venga poi accompagnato anche proprio con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici stessi. Abbiamo altresì previsto
che ci sarà una specifica deliberazione rispetto ai percorsi di conversione professionale degli attuali cuochi dipendenti capitolini. Tutta la delibera preveda che poi ci sia un atto di indirizzo dell'assessorato competente con un percorso partecipato, e questo lo stiamo già realizzando, e quindi avremo modo con la direttiva conseguente di entrare poi maggiormente nel dettaglio rispetto all'indirizzo politico tracciato da questa delibera. Grazie.